Vabbè, capisco che Federico Fellini amava calarsi nella situazione prima di girare un film, ma io con questa luce non vedo proprio nulla di sto copione. Aspetta un po', va. Oh, illuminato a giorno. Benvenuti a Fuori di Test. Oggi proveremo il Ford Transit Courier, un veicoletto partorito negli USA nel lontano 1952, modificando una station wagon già sul mercato, ma che in Europa apparve nel 1991 come classico cubo con le sembianze da Ford Fiesta. Oggi è de facto un furgone fatto e finito, realizzato sulla piattaforma B globale del marchio americano. Fabbricato in Turchia, Transit Courier è disponibile in una sola taglia, da 4.157 mm di lunghezza con passo 2.489, 2.055 di larghezza e 1.742 d'altezza. Largo 1.488 mm e alto 1.245, il vano di carico è lungo 1.620 mm, che sulla versione Trend, questa, possono diventare 2.593 aprendo di 90 gradi la porzione destra della paratia grigliata separatoria e abbattendo il sedile dell'accompagnatore, passando così da 2,3 a 2,6 metri cubi di volume trasportabile. Grazie ai 1.104 mm di larghezza della porta posteriore, alta 1.072 e ai 1.012 di varco tra i passaruota, c'è spazio per un euro pallet, ancorabile sfruttando i 6 occhioni a pavimento, che in questa versione Trend è rivestito. Così come parte di tale allestimento è una porta laterale destra ampia fino a 600 mm e alta più di un metro. Quanto ai pesi totali a terra, al 1765 e al 1795 kg si aggiunge il declassato 1495 per il conto terzi. La portata massima fa 550 kg. Grande cura per la cabina dall'impostazione automobilistica, che offre un'infinita serie di vani e stipetti per riporre gli oggetti di uso comune ed averli così sempre a portata di mano. Ma il pezzo forte è sicuramente MyFord Dock, un supporto a scomparsa completo di presa USB defilata che consente di piazzare in plancia smartphone e tablet senza incappare in pericolose distrazioni. Sotto pelle una sospensione posteriore a barre di torsione semi-indipendente e una anteriore a ruote indipendenti di tipo McPherson. Test equivalenti a oltre 1,5 milioni di chilometri garantiscono per la robustezza del veicolo. Al fine di ridurre i costi di gestione e riparazione, i paraurti sono stati realizzati in più parti, i fari piazzati in posizione sopraelevata e i tagliandi allungati a 30.000 chilometri. Tra le motorizzazioni si apre con due diesel Common Rail da 1500 e 1600 cm3, quest'ultimo da 70 kW, ossia 95 cavalli, con 215 Nm di coppia, per chiudere con un 1000 benzina tricilindro da 74 kW, ossia 100 cavalli, con 170 Nm di coppia. Chi ama il risparmio può richiederli nella versione Econetic, con ricarica rigenerativa intelligente, stop-start e limitatore di velocità Eco Mode. Infine un'occhiata ai consumi. Sul circuito test di vie trasporti a pieno carico, Ford Transit Courier, nella versione con motore turbo diesel 1,5 litri da 55 kW, ossia quasi 75 cavalli e 190 Nm di coppia, ha fatto segnare un 14,3 km litro, pari a 7 litri per 100 km, con una media oraria di 49,7 km l'ora. E se non ci credete, provatelo voi! Buona la prima! Top! Andiamo a casa!